Oh sì, saranno nostri! Beccatemi questo! Vedi quei puntini in alto? Ci stanno aspettando! Guarda solo! Vai dentro! Vai dentro! Che arriviamo! Arriviamo! Luca, andiamo a mangiarci una pizza oggi! Sì, però Espin, avrei voglia anch'io, ma non abbiamo soldi. Ma come non abbiamo soldi ancora? Ogni volta non abbiamo soldi per fare nulla. Vabbè, guarda con che macchina andiamo in giro, voglio dire, di tua zia. E li ho spesi tutti per la vernice, non è colpa mia. È così bella. Insomma. Va bene, dai, sai cosa facciamo? Andiamo a rubare qualcosa a qualcuno, andiamo a picchiare un pochino di persone. E li minacciamo. E ci facciamo dare i soldi, un piano perfetto. Sì. Tanta pizza. Portami al quartiere più ricco della città. Siamo arrivati, Luca? Sì. Siamo qua. Ma scusa, ma è questo il quartiere più ricco della città? Sì, guarda che lusso, guarda che case enormi, ville. Sì. Che bello però, è vero. È così lussuoso. Oh, abbiamo trovato le nostre prime vittime, guarda. Hanno veramente i soldi che gli escono ovunque. Guarda che ricchi con i loro smartphone di ultima generazione. Ma ora glielo ruberemo! Preparati, tira fuori la pistola! Quella che ti ho regalato per l'onomastico. Io vado di mazza. Come una mazza? Oddio. Pronto? Consegnateci tutta la mercanzia! Non ucciderlo subito! Dovevi prima convincerlo a darci le cose! Ok, è stato cosa abbiamo fatto? Ruba! Ah! Mi sparano! Mi sparano! Scappa! Corri, copertura! Oddio! Fallo non fuori! Non prendere la macchina di sua zia! Non la voglio! Fallo fuori! Ok, l'ho fatto fuori! No, ci sono un sacco di altre persone! Ah no, questo era un passante normale! Oh, sto facendo un pochino di casino! Via, corri! Oddio! Guido io! Dobbiamo trovare un altro posto! Qui non hanno sicuramente soldi, ma di proiettili ne hanno un sacco! Via! Sono finiti nel ghetto, ho sbagliato il navigatore! Ok, forse questa volta siamo nel posto giusto! Sì. Sembrano essere i quartieri ricchi, giusto? Da questa parte? Sì, vai a sinistra, vediamo. Sulla sinistra? Vediamo qualcosa di interessante. Io voglio la pizza, Espi. Quanto che voglio buona. La pizza? Cos'è questo? È tutto chiuso da queste parti. Ma cos'è domenica? Aspetta, che ho visto qui, l'insegna ecco qui. Di una gioielleria. Anna Rex, mi ispira un sacco sta cosa. Permesso? Ecco qua, Vangelico. Molto meglio. Ha un nome così bello. Scommetto che saranno ansiosi di darci il loro incasso quotidiano. Ma Luca, a te serve la pistola. Sì, prendo quella che mi hai regalato alla cresima, Ok, ecco. Il miglior regalo della cresima di sempre. Ma è una mitragliatrice. Sì, Espi, sai, il prete non voleva che tu mi regalassi la pistola, quindi mi ha dato lui la mitraglietta. Ah, ok, sì, è un saggio uomo. Oddio, Espi, c'è una guardia. Dove? Quale guardia? A destra. È una Penso che lui sia un acquirente, vuole comprare qualche gioiello. Possiamo rapinarlo, secondo te? Una sporca guardia. Nessuno sospetta di due tizi sporchi di sangue che sono entrati con una mitragliatrice e una pistola dentro il loro negozio? Salve! Siamo in America, va tutto bene. Salve! Probabilmente è per il mio bel bavaglino rosa, che nessuno sospetta nulla di me. Sta guardando Facebook sul cellulare, è distratto. Aspetta che la prendo alle spalle! Vai. Dietro tuo incasso! Oddio, non si accorge. Ma cosa? Così? Signora? Scusi, ci servirebbe... Scusi? Allora. Ma porca... Scusi! Forse dobbiamo bussare. Ti sei dimenticato di suonare il campanello? Sì. Vai a suonare il campanello. Ora l'ha sentito. L'ha sentito il campanello. È stato il campanello. Salve, possiamo avere l'incasso? Ti do tutti i soldi. Oddio. È vuoto! Anche qui! Siamo maledetti, guarda! Ma è tutta plastica, Espi! Sono tutti gioielli di plastica! Ma che schifo! Ma che cacchio di cinesate sono! Guarda qui, questa guardia è un manichino! No! Vabbè, ma comunque vieni qua! Guarda! Non c'è niente dentro il registratore di cassa! Vero! È tutto falso! Dobbiamo trovare un altro piano! Dobbiamo trovare un altro modo per raggranellare i soldi per la pizza! Andiamo, ho un'idea! Hai un'idea? Strano! Andremo al porto! Sai, mi piace fare... Facciamo? Rubiamo il pesce? Peschiamo finché non facciamo un guadagno? No, prendiamo il sole... Cioè, volevo dire che a me piace fare la tinterella e ho visto che c'è uno yacht al porto. Gli spiace, non lo so, sono confuso, ok? Comunque ho visto uno yacht, da qualche parte lo troveremo. Potremmo rubarlo e rivenderlo, secondo me vale un sacco di soldi. Luca, mi sa che siamo un pochino secco. Dobbiamo assolutamente fare benzina, altrimenti fino in spiaggia non ci arriviamo. Ma guarda che non abbiamo soldi. Ma
come la fai benzina che non ci abbiamo soldi? Minacciamo il tizio e ci fa la benzina, ovviamente. Andiamo. Va bene. Speriamo che questa volta riusciremo a ottenere qualcosa. Salve. Ma non c'è, non c'è nessuno. Ma qua non si può nemmeno pagare. Ma dov'è il signore? Signore, no, magari in bagno. In altri modi. Dov'è? È tutto vuoto. È tutto vuoto. E ora come facciamo? Porca, non c'è nemmeno la pizza. Potremmo rubare la pizza da cui ma nemmeno c'è. Maledizione, perché deve andare tutto storto? Vieni fuori. Tu sai fare benzina da solo? No. No, SPA, che cosa sono? Una pompa di benzina. Ma porca miseria, ma nemmeno io. Adesso come facciamo? Stupida pompa di benzina, non serve a nulla. SP, cosa hai fatto? È saltata la pompa di benzina. Ah, perché spara? Oddio. Oddio, i cinesi si sono incacchiati. Non tocchiamo più le vostre cose, le vostre gioiellerie. Beh, dai, almeno la macchina si è salvata. Oh, no, porca! No, no, Espi, cosa hai fatto? Beh, perché? L'auto della zia. E ora come facciamo ad andare in spiaggia? Ci tocca andare in autobus. Ehi, guarda, c'è l'autobus. Oh, mio Dio. Presto. Siamo stati fortunati. Beh, corri, corri, parta. Prima che parta. Corri, 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 corri. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Per dai. Favore, signore, non parta. Ehi, aspetta, no. Ma non c'è nessuno a bordo. Ma è vuoto. Vabbè, vai, tranquillo. Vai, prendilo. Ho la patente serve, pure per gli autobus io, andiamo. Dai, Espi, che siamo quasi arrivati. Dai, che ci siamo. Ok, ok, dovrebbe essere qui. Piano. Attenta al signore. Piano. Oddio. Tutto calcolato, okay. Tutto calcolato. Dobbiamo soltanto passare visto? Qua. Ci passiamo, vero? Non siamo troppo alti. A pelo, a pelo. No. Ok. È stato molto comodo questo passaggio in autobus. Soprattutto molto veloce. Di solito gli autisti sono molto lenti. Ok, eccolo. Parcheggiato perfettamente. È lì in fondo. Sarà il nostro, piccolino, sarà il nostro. Guarda, ha degli ospiti a bordo. Spara, spara. Dove sono i ladri? Oh, corri, Dio. Corri, corri, corri. Via, 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 via. Stai tranquillo, attorno, attorno, ci sono io. Attorno, vai, attorno. Vai, prendili. Io mi copro nella mia piscina. Li sto ci prendendo, ma sono troppo Eugenio, lontani. Non provate a rubarmi il mio yacht, guardate. L'unica cosa è bella il nostro per ora. La vita, non ci provate. Fai attenta, fai attenta, fai attenta. Gira, allora, gira, 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 Luca. Tienilo, tienilo. Accostati, accostati. Piano, piano. Accostati qui a lato. Non si vogliono accostare. Fere, fere, fere. Spara, spara, spara. Lo yacht. Spara. Aspetta, aspetta. Uno l'ho battuto. No. Uno l'ho battuto. Luca. Abbattiamo l'altro. Come? È rimasto solo l'altro che è tutto strano. Tornerò, ve lo prometto. Guardalo, sta guardalo, scappando, Fere. Cerca di scappare. Guarda che disgraziato. Pirata maledetto. Non provare mai più a tornare o ti uccideremo di nuovo, hai capito? Il vostro yacht è troppo bello per stargli lontano. Aspettatemi e tornerò. Un altro po', un altro po', un altro po'. Dove sono? Tu? Sento le loro voci, ma non so dove siano. Fere. Oh mio Dio, no, Steph, dove sono? Non ci credo. Perché non ci fanno fare la vita che vogliamo? Perché abbiamo uno yacht troppo bello, Fere. Guarda con cosa dove sta arrivando. Li vedi? Venite fuori. Steph, che accidenti è quella cosa? Abbassati, abbassati, abbassati. Codardi, eccoli là. Mamma mia. Sono nel piano superiore. Ci serve un piano, Luca. Ci serve un piano, Fere. Cosa gira il peschereccio, gira il peschereccio. Appunto, non so che fare. Li provo a tirare. C'è un odore di pesce tremendo. Gas. Siamo tantissimo disperati. Cos'è quella? Una granata. Gas. Ah! Morite! Beccatevi questo! Morite con il gas! Tutto il gas che mi manderete sarà comunque meglio dell'odore di pesce che c'è qui. Forse è per quello che ci vogliono rubare lo yacht, vedi? È per quello. Dovremmo regalargli qualcosa che fa un buon odore. Ma che ricordi, si calma. Un ombre machine, grazie. Ma che gas non funziona proprio con le moto. Beccatevi questo! Luca, Luca, guido io, guido io. Vai l'assalto tu. Luca, sei leggermente diverso dalla scorsa volta. Vai. Scusami, Fer. Ma cosa sta succedendo? Ma... avete i razzi di segnalazione sullo yacht? Sì, per farci arrivare qualcuno che sì, ci aiuta. Certo, qualcuno Gianna. Ok, Luca, allora vai a prua. Vai a prua, che li spero. Vai a prua. Mi sparano, Espi. Ah, attento. Prendi fare. Copertura. Li sto sparando. Ci sono. No, 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 prua, prua. A prua, prua. È prua, qual è la prua? Quella davanti. Vai, vai. Li sperono. Vagli contro. Gli ho bucato il salvagente, sono persi. Vai, salta dentro. Stanno bucando i salvagenti, non lo possiamo so. Scappare ma in nessun sono saliti? Modo. Vai! Non lo so. Non lo so, stanno sì, vi ho mandato le mie forze speciali all'assalto. Cosa vuol dire? Vai, Luca. Che vuol dire? Non so nuotare. C'è Luca. Spara un po' il peschereccio. Ah, no! Io cosa mi stanno facendo? Granate. Io ho sbagliato. Mi stanno bombardando il peschereccio. Brava, Fere. Mi sto bombardando, guarda. Sta scappando, sta scappando. È in fuga, è in fuga. Ok, Luca, Luca, fai secchi. Attento, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Avete fatto fuori le mie forze speciali. Non ci credo. Continua a sparare il peschereccio, altrimenti quello lì tornerà un'altra volta. Non l'ho detto, tornerò lo stesso. È inutile che ci provate. Tornerò lo stesso. Distruggilo. Ci siamo quasi. Sarà la manovra più furtiva di sempre. Se non andassi contro i coralli, dannazione. Ok, sono qui, sono qui.
Ora li andiamo a fare una bella sorpresina, Luca. Sei pronto? Piano piano, stai sotto. Sì, sì, sto sotto, non ti preoccupare. Non ci scopriranno mai. Dobbiamo andare in maniera molto, molto furtiva qui. Piano, piano, piano. Ok, il mio ordine, emergiamo. Ok, pronto. Pronto. 3, 2, 1, emergiamo. Come senti qualcosa? Cosa vuol dire? Facciamo. Sì, oddio, sono qui, ce l'ho beccato. Via, via, via. Molotov. Via. Molotov, via. No, Luca, no. Immergiti, immergiti. Corri via. Ce l'ho beccato subito. No, porca miseria. Ci siamo schiantati l'uno contro l'altro. Ah, mi sparano. Come ti sparano, Luca? Devi rimanere immerso. Immerso. Ah, sparano anche a me. Luca, Luca, mentre loro sono dall'altra parte. Mentre loro sono a poppa. Ritorna a prua. Cioè, ritorna dove eri prima. Emergi. E fai un altro assalto. Vabbè, li distraggo, li distraggo. Vai, SP. Ok. Ok, ce la possiamo fare. Shh. Li abbiamo distratti. È perfetto. L'occasione della vita. Salta. Prendi il fucile d'assalto. Vai avanti, vai avanti tu. La mia vita è indispensabile. Anche se perdi la tua, non importa. È tutto aperto qui dentro, dannazione. Ruba, ruba quello che puoi, ruba quello che puoi. Ok, ok, ok. Io prendo il plasma. Stop. Oddio, gli ho sparato. Dove saranno, SP? Che cos'è stata questa esplosione? Luca! SP, ci stanno facendo esplodere i sottomarini. Salta, salta. Salta sopra. Oddio. Attento, attento che cadi. Attento che cadi. Ce l'ho fatto saltare i sottomarini, Luca. Ora come facciamo a scappare? Guardalo, forse. Eccolo. Eccolo. Ah, spara, mi stanno sparando. Spara, spara. Ah. Okay. Disgraziati, okay. Ridateci i nostri gioielli. Luca, dove Luca, sono lì sotto, però. Sono lì sotto. Non lo so. Vendicano la pelle. SP, SP stanno salendo. Vai, salendo. Vai, 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 corri. Corri. Ti ammazzo. Corri. Ah, non mi avrete mai. Ma dove è finito quell'altro? Ce l'ho fatta. Continua a scappare in acqua. Ma come ha fatto? Spara all'acqua. Non mi avrete mai. Muori. Finalmente ce la possiamo fare, Luca. Avere i mezzi adeguati per riuscire a rubare quel fottutissimo yacht. Andiamo, Luca. Sei pronto? Oh sì, saranno nostri. Spara. Beccatevi questo. Vedi quei puntini in alto? Ci stanno sparando. Cosa sono? Vai dentro. Vai dentro. Arriviamo. Arriviamo. Oh, che botta! Per esplodere, vieni dentro, vieni dentro! Ma ti sembra, dove li hanno trovati quei jet? Non lo so! Sono più ricchi di noi alla fine! Cosa? Che sono più ricchi di noi! Infatti, che cosa vogliono dal nostro sono finiti? Non lo so, guarda! Ma nascondiamoci qua, ok. Allora, okay. Ti proteggo io. Ma Luca, ti hanno preso? Sì, alza le mani. Arrenditi, altrimenti dove sei? Ti facciamo fuori! Ti sparo un piede! No! Dove sei? Dov'è il tuo collega? Dov'è? Dicelo. Ah, aspetta che lo cerchiamo, lo cerchiamo. Eccolo, fermo. Mamma mia, che capelli, Luca, che ha. Fermo. Ti fa sono bellissimi, guarda. Tesoro. Le vuoi anche pirata tu così? Pirata Luca, sei fermo. Aspetta, altrimenti la sparo. Non si faccia distruggere da quello lì. Steph, mi stai infortunando. Okay. Non lo sto facendo niente. Non ti va a mirarlo. Hai un bellissimo trucco, tesoro, comunque. Stai fermo. Vuoi andare ad abbracciare Espi? Ti ha zitto. Allora. Oh, non ti preoccupare, ne usciremo insieme. Okay. Diteci una cosa è molto importante. Perché stavate cercando di rubare nel nostro yacht? Perché ci avete rovinato la giornata. Vi assicuro che sono motivazioni molto importanti. Ok. Ad esempio? Sì, sì. L'abbiamo fatto per la pizza. La pizza volevamo. Cosa volevamo? Non solo la pizza, volevamo. Ok, volevate una pizza. E perché non siete andati in pizzeria? Perché non abbiamo i soldi per la pizza. Il jet, la pizza, cioè, non per dire, però mi sembra con che il jet, leggermente il pescherecce e tutto quello che avete usato, potevate comprarvi un milione di pizze. Ma una. Quelli sono dello zio di Espi, non sono. Sì, ma li abbiamo presi in prestito. Dato che li avete distrutti. Esatto. Quindi, che senso ha tutto ciò? Che senso ha? Pare. Dimmi. Ora ci picchierà mio zio. Che dici? Dai, sono talmente poveracci che gliela offriamo, okay. Dai, sì. Venite con noi. Ok, va bene, vi offriamo noi la pizza, venite, abbiamo deciso. Ci tocca spostarlo, mi sa, ragazzi. Allora, io vi oddio. Volevo portare in una pizzeria. Freddy. Ma sono caduta, sto il vostro dannato caccia. Malissimo. Il vostro dannato caccia sta bloccando il nostro sì, scusatemi, l'ho parcheggiato un po' male, l'ho parcheggiato in seconda fila, potete rimuoverlo. C'è anche un muletto. Allora, io sento un istinto ce l'avevate nel garage. Dice di dare almeno un pugno a quest'essere. No, no. Che ci ha rovinato aiuto, le vacanze. Luca. Vai. Forza, fermi. Muovetevi. Dai, salite. Arriviamo a prenderci una bella veloci. Pizza finalmente. Ma volevo darvi un passaggio. Finta. Ah, sono caduto. Dai che sta tramontando il sole, è quasi ora di cena, ho fame. Non fatemi perdere arrivo. Tempo. Chi lo dice? Ok. Il tempo è prezioso per i ricchi. Oh, accanto a lei, caro signore. Allora andiamo, dai, l'altro non sì, ci serve. Sì, andiamo.
Arrivederci. No, bye bye. Espi, si ricordi di portare una pezza al pirata Luca. Posso mangiarmi anche la pizza di Luca? Almeno una fettina gliela deve portare. Vabbè, la tengo al caldo, me la metto nei pantaloni. Io non la vorrei più a quel punto. In ogni caso vi portiamo in un ristorante super chic. Anzi, la portiamo, dato che è da solo. Nel ristorante prima poi recuperiamo anche l'altro, dai. Più cosa credete, che disgraziati, che il mio muletto non voli? Ma che muletto hai, fantastico! Guardate qua dietro di noi che vola. Col muletto. Oh mio Dio, è bellissimo. Chissà dove l'hai comprato, signor Espi? Ma come fa? Come fa? Scappiamo. Oh, proprio un bel po' di fame. Oh. Andiamo. Oddio. Grazie, questo è per avermi lasciato là. È arrivato anche quello col muletto. No, aia. No, per favore, aia. Smettila. Aia. Ci hanno anche dato. Oddio. Sto bene. Sto bene, sono abituato alle Luca? Esplosioni. Ci hanno offerto la pizza e tu li tratti così. Allora, siamo passati dalla pizza gigante alla pizza ridotta. Solo per colpa del suo amico. Io no, te lo dico. No. Ci ha fatto esplodere anche l'elicottero, hai visto? Le patatine. Però anche vi il suo muletto è andato. Le patatine nella pizza vi piacciono? Sì, sono buonissime. Sì. Ok, perfetto, niente patatine. No! Tavolini per mangiare la pizza, vi piacciono? Sì. Sì. Ecco, mangiamo i piedi. I piedi, ok. No, perché? Avete fatto arrivare anche i pompieri qua perché avete fatto i peggio casini. Espi. Pirata Espi, lo lasci in pace. No, allora, c'è una sola cosa da fare a sto punto. Bene. Cosa? Penso io. No, vieni aia. Qua. Aia. Ti dobbiamo insegnare come si vive in questo mondo. La vieni. Mangio anche senza patatine. No, ormai niente pizza, te la sei giocata. No, va benissimo, anche senza spinaci. Un manganello per te. Non posso picchiare solo io, Espi. Aia. Non ti permettere. Io mi dissocio, non mi interessano queste risse, grazie. Io volevo solo mangiare qui. Scappiamo insieme, Fereniki. No, mi ha buttato giù il vecchio proprietario dell'auto. Andiamo, pirata Espi. Andiamo, via. Allora, no. Dai, scusa, suo zio ha veicoli bellissimi, sinceramente. Esatto. Se lo puoi Oddio. E scappo con lui. Dovevamo solo mangiare una pizza. È tutta colpa di Espi. È sempre colpa di Espi. Io non la volevo piccante la pizza, però. Esatto. Quindi, gente, questo era Assalto allo Yacht insieme ai Two Players One Console. Non dimenticate di lasciare tantissimi mi piace qui sotto. Se volete altri video come questo, commentate con altre idee da fare. Andate sul loro video che vedete qui a schermo, perché c'è una parte in esclusiva registrata solo da loro. Alla prossima, ciao.